per me c'è una grande soddisfazione comunque essere qua, è una grandissima esperienza. La semplicità che trovi nel mio cocktail, quindi secondo me è quella la chiave di tutto. Da una parte super emozionato, dall'altra voglioso di provare a far bene, a fare il massimo. Praticamente sostituito il vermouth con un falso vermouth. Penso che sia sogno di tutti i barman avere un'attività mia e poter gestire un mio locale a mia maniera. Credo che sia una bella avventura, tra virgolette. È molto semplice, Campari ci donerà una bella persistenza, eseguirò lo stir anziché con un classico bar spoon con un termometro. Però voglio riprovarlo perché comunque ti porta una seconda bevuta. Invece in una coppa così l'idea, la creatività è la base del nostro lavoro. Io non ho la presunzione di essere qua per vincere una competizione. La difficoltà principale di stare lì sopra è che di fronte hai tutti esperti del settore. Io oggi spero di vedere tra i candidati concentrazione, voglia di emergere. L'americano secondo me è un drink classico e non deve essere modificato in alcun modo. È stato grazie a una scuola di cucina. Ho accompagnato il mio titolare che lui doveva tenere invece una corsa. Qualcuno ha messo proprio un concetto, un drink, un'emozione. Della prima tappa di Milano è Corrado! Francesco Pogni, Nicola Romiti, Nicola, Alessandro Pitanti, Alberto Poletti. Complimenti a Ettore Barbato. Se ti posso dire una cosa, tieniti il concetto. Un pochettino bruttino in presentazione, sicuramente alla finale vogliono vedere qualcosa di molto più pirotecnico, molto più... però molto bello, sei stato te stesso. Più che darti dei suggerimenti sono curioso di sapere se ti sei divertito. È stata un'esperienza bellissima, cioè la prima cosa che ho pensato per venire qui è l'importante di divertirsi. Perché ti porto bene insomma. Sì, direi di sì. O sarai tu veramente bravo, ma... No, te la giochi bene, te la sei giocata bene. Per questa quinta puntata milanese noi possiamo dire di essere stati più che soddisfatti, quindi leggerissimo. Mi è piaciuto il drink, mi è piaciuta l'idea che c'era dietro il drink, adesso non so se sarà la cosa più semplice da replicare, forse no, però bravo.